Buonasera, lei è? Antonella Bernardoni, sindaco di Cavena. Lei perché è qui davanti al municipio di Riano? Mi pare sia fuori... No, non siamo fuori perché il nostro comune è limitrofo al comune di Riano. La discarica in via D'Aria verrebbe a trovarsi circa un paio di chilometri rispetto al nostro territorio. Ma comunque non è soltanto questo lo spirito che ci anima, perché noi siamo un distretto di 17 comuni e il problema di un comune è il problema di tutti. Fra di noi c'è molta solidarietà, stiamo portando avanti questa battaglia come in passato abbiamo portato avanti altre battaglie per difendere il nostro territorio. Noi siamo contrari, io oltretutto essendo anche medico, ho più volte ribadito il concetto che per carità, fatti salvi tutti i vincoli paesistici, archeologici, però quello che ci sta a cuore è la salute dei nostri cittadini. Noi nel raggio di 3 o 4 km rispetto alla discarica siamo 5 comuni, Fiano, Capena, Castelnuovo, Riano e Morlupo, che superiamo i 50.000 abitanti. E di conseguenza abbiamo sentito delle argomentazioni, altri siti devono essere scartati perché gravi non tornano acquisiti 300-400 persone. Noi siamo 50.000, cominciamo ad essere una grande forza, come ripeto siamo molto compatti. Il problema di un comune è il problema di tutti gli altri comuni. Questo è lo spirito che ci accomuna in questi ultimi tempi. E come ripeto, non è che noi non vogliamo la discarica al nostro territorio, non la vogliamo qui, facciamola da un'altra parte. Noi siamo contrari alla discarica a prescindere perché ci stiamo sforzando come l'alternativa, signor sindaco? Di portare avanti, noi dobbiamo partire con la raccolta differenziata. Non siete ancora partiti? Non siamo ancora partiti perché cos'è che vi impedisce di farlo? Nel Lazio esistono pochi impianti per lo smaltimento dell'organico, per cui di fatto abbiamo ancora rallentato la partenza con la differenziata per questo motivo. Però noi ci stiamo impegnando. E queste infrastrutture chi dovrebbe realizzarle? Queste infrastrutture. La provincia? La provincia, che si sta. La regione ha qualche incombenza? Nessuna? L'amministrazione del presidente Zigaretti vi sostiene in questo percorso? La provincia ci ha sostenuto in questo percorso di finanziamento appunto di questi progetti di raccolta differenziata e stanno comunque ampliando i presidi nel Lazio per quanto riguarda appunto la raccolta dell'organico. E poi teniamo presente che noi comunque come territorio, ancora adesso che stiamo facendo l'indifferenziata, dobbiamo conferire alla discarica di Bracciano e ci dovremmo tenere a ridosso delle nostre case, che oltretutto si stanno anche deprezzando, perché quando si affronta il problema della discarica ovviamente anche i cittadini, anche gli imprenditori sono diminuiti, anche gli investimenti nel nostro territorio, per cui è un problema sociale, economico, di salute, è un problema che investe vari settori. Ma realisticamente quando potrebbe partire la raccolta differenziata? Noi siamo fiduciosi. Ma dovremmo... di tipo stradale o porta a porta? Porta a porta. E quindi le previsioni realistiche? Le previsioni realistiche speriamo di farcela entro il mese di giugno, stiamo aspettando l'ok di un impianto in provincia di Latina che possa consentirci di conferire appunto l'organico. Però è un sacrificio che, come ripeto, noi piccoli comuni stiamo affrontando e vediamo che invece il comune di Roma purtroppo è ancora molto indietro, perché il problema, le discariche si creano quando c'è molta indifferenziata, perché se riuscisse a raggiungere un certo target di raccolta differenziata non solo avremmo rispetto del territorio, della salute dei nostri cittadini, ma soprattutto avremmo anche un risparmio. Quindi il comune di Roma a questo punto sarebbe l'ultimo comune in ordine di efficienza sotto il profilo dello smaltimento? In teoria la discarica che quindi speriamo... alle ragioni quantitative si aggiungono anche quelle qualitative, nel senso che sono in grado di offrire la discarica risposta. Di Pian dell'Orbo dovrebbe ospitare i rifiuti di Roma, Città del Vaticano, Ciampino e Fiumicino, mentre noi ancora per l'indifferenziato, perché la raccolta differenziata comporta anche purtroppo materiale che non può essere riciclato e comunque va smaltito nell'indifferenziata, dovremmo comunque continuare a conferire a Bracciano e questo ci pesa un po'. Perché... Io nei prossimi giorni la ricontatto per informarla degli elaborati che abbiamo registrato questa sera, ma soprattutto per offrirle di nuovo la nostra videocamera nel momento in cui partirà effettivamente questo
importante progetto di raccolta, sì, diciamo, porta che a porta, in cui i cittadini verranno coinvolti. I cittadini a questo punto sono, uno per uno, sono già stati coinvolti perché abbiamo fatto già parecchie manifestazioni, parecchie riunioni, diciamo, con le varie associazioni, con i cittadini, e quando avremo la certezza dell'impianto in cui poter conferire, abbiamo in programma una conferenza stampa con l'assessore Civita, che ci sta appunto sostenendo in questo progetto, e sicuramente vi faremo sapere. Un'ultima domanda: la sua amministrazione è di centrodestra o di centrosinistra? La mia amministrazione è un'amministrazione molto particolare, perché lei è stata eletta con una lista civica? Io sono stata eletta con una lista civica di centrodestra. Poi c'è stata qualche, diciamo, crisi interna. Adesso ho una giunta molto variegata. Ho capito. Variegata, diciamo, due assessori PDL, due assessori PD, un indipendente e un assessore che è uscito dal suo gruppo, cioè il suo gruppo è uscito dalla maggioranza, ma lui ha preferito condividere con noi questo progetto perché... E da quando è successo questo? Prima o dopo l'investitura del presidente Monti? Ma è successo subito, cioè non pretendiamo, non c'è nessun di collegamento, governo tecnico, però abbiamo fatto un po' quello che è successo a livello nazionale. Tutte le forze che erano presenti in consiglio, io ho lanciato un appello dicendo: quindi che no cosa alle vogliamo divisioni fare, politiche, lavoriamo per il paese. È un'alleanza tra persone che vogliono lavorare per il paese. Abbiamo scelto questa strada che per adesso sta dando buoni frutti, perché in consiglio abbiamo deciso, cioè andare in questo momento così di incertezza a nuove elezioni non ci sarebbe sembrato neanche giusto nei confronti dei cittadini che ci avevano conferito il mandato. E io ho fatto un appello dicendo: chi condivide il mio progetto per Capena per i prossimi due anni di mandato che mi sono rimasti, io sono aperta a tutte le soluzioni. Abbiamo avuto delle persone che hanno accettato questa idea, stiamo lavorando e speriamo, anche perché in un momento di crisi politica bisogna contare più sulle persone di buona volontà che non... Io la ringrazio molto, signor Sindaco, del tempo ci ha dedicato. A questo punto sono obbligato a farle un grande augurio di buona fortuna. Grazie. Complimenti. Crevi il lupo. Buonasera, signora. Grazie. Sindaco, te? Capena.